Marco, vicino a Brescia, quindi sono tanti. Argomenti ignorati e dimenticati dalla storia ufficiale per molto tempo. E voglio ancora, prima di finire, ricordare l'Asinara in Sardegna, perché lì vissero molti trentini, primierotti forse no, però non saprei dire, in condizioni ben peggiori che a Isernia, e furono internati a guerra finita anche loro. Trentini e triestini soprattutto, che avevano combattuto sul fronte russo e poi erano stati fatti prigionieri in Russia e man mano tornavano a casa. Però erano sospetti, cioè c'era questa veramente paura, no? Del pensiero politico dei prigionieri, dei soldati e dei prigionieri, in particolare di questi che erano stati in Russia, dove c'era stata la rivoluzione, quindi si aveva paura che avessero sentimenti bolscevici che poi avrebbero potuto diffondere fra la popolazione. E allora bisognava tenerli sotto osservazione ed in isolamento per un certo periodo di tempo finché una commissione li avesse esaminati uno per uno. E perciò vengono internati in Sardegna e, come era successo a Isernia, praticamente dimenticati finché proteste e suppliche da parte dei paesi d'origine non richiamarono l'attenzione sulla loro sorte e così pian piano vennero liberati. Emblematica è la storia di un gruppo di 252 militari trentini reduci dalla Russia che arrivano a Innsbruck dopo tutto un viaggio, cioè mica semplice, nel marzo del 19. E sono a Innsbruck in attesa del rimpatrio e invece sono destinati all'Asinara e sul treno passano per Trento, il treno però non si ferma e avanti per Civitavecchia. E perché secondo la disposizione del generale Badoglio dovevano essere opportunamente vigilati sia durante la permanenza a Innsbruck, che era sotto occupazione italiana in quel momento, sia durante il viaggio di trasferimento verso Civitavecchia, da dove sarebbero salpati per la Sardegna. La misura era stata adottata per non mettere gli elementi suddetti in contatto con la popolazione civile prima di aver verificato le loro idee politiche. Andavano cioè internati tutti, sospetti e non sospetti, e dopo ci sarebbe stato l'esame politico di ognuno, ma nel frattempo, arrivati in Sardegna, appunto, vennero praticamente dimenticati. E voglio ricordare un'ultima testimonianza di questa vicenda. Carlo Campestrin era arrivato dalla Russia, era riuscito ad arrivare a Mosca e poi a Innsbruck, è uno dei 252. Cioè, il 14 aprile del 19 giungemmo all'Asinara. Ci misero in celle sotterranee coperte da tende. Non stavamo nemmeno male in confronto agli altri. C'erano 2600 rumeni, 200 russi, migliaia di tedeschi. Cioè, c'erano tutti i prigionieri, i soldati fatti prigionieri durante la guerra, no? Che erano ancora là. Pativano la fame, erano magri impiccati. Se ci scappava di mano un boccone, lo raccoglievano pieno di terra. Ne morivano ogni giorno decine. Finalmente, il 14 agosto 1919, 5 anni dopo quando ero partito, dopo che ero partito per la guerra, rimettevo piede a casa. Fu una fortuna unica perché di 5 fratelli partiti per il fronte russo eravamo tornati a casa, tutti sani e salvi. Ecco, e come questa vicenda ce ne sono tante altre. Un certo Emanuele Divina da Borgo Valsugana, nato nel 1868, quindi anche a una certa età, era stato prigioniero in Russia, poi era arrivato in Italia con il trasporto dei cosiddetti kirsanovesi, cioè i prigionieri trentini in Russia che avevano accettato di dichiararsi italiani. E quindi c'era stato un primo trasporto che era arrivato a buon fine, erano arrivati in Italia e lui si era congiunto con la famiglia che era profuga, una sorella che era profuga a Osimo, in provincia di Ancona, e poi rimane lì, quindi lui torna nel 17, no? E poi rimane lì e il 7 gennaio del 19, finita la guerra, quando
è il momento di tornare in Trentino, si presentano ai carabinieri, lo prelevano e lo portano a Isernia. E lui era chiaramente filo italiano, arrivato in Italia prima della rivoluzione russa, no? Quindi non c'era nemmeno motivo di sospettare che fosse diventato comunista. E lui dice, l'8 agosto del 19 si trova ancora a Iglesias, da dove indirizza una supplica, no? Supplica per la liberazione, e scrive: fui condotto a Sarbario e sono stato in una stalla malato. Ora trovami in Iglesias, provincia di Cagliari, a lavorare da muratore. Onorevole commissione, a cui si rivolge, io non so se grazia o giustizia è quella che io imploro dalle signorie loro, di avere cioè notizie della mia povera famiglia e farmi rimpatriare, essendo cittadino delle terre redente. Quindi in agosto è ancora là che aspetta. Ecco, e poi...